Eccoci qua con un proiettore di costruzione bella massiccia. Scusate l'inquadratura, ma lavoro un po' così col cellulare in questo istante, senza farne troppo. Proiettore che è stato molto usato dai residui di terra che c'è da tutte le parti, nelle polveri e i circuiti molto sporchi. Viene comprato, usato, penso su eBay. Viene comprato, usato sempre su eBay come funzionante. E l'amico Angelo mi dice che però il carrello non va. Prima di smontarlo, di aprirlo, l'ho provato e il carrello effettivamente non va. Ogni tanto invece poi è partito, ma non ho ben capito su quale logica. Adesso li sto collegando la rete, che lo vediamo da aperto che cosa combina. Come vedete la lampadina funziona, la cinghia c'è, la trascina, e qua abbiamo il problema che non innesta il carrello. Adesso spengo il cellulare e cominciamo a guardarci dietro, ok? Questo relè di cui parlavo, gli ho dato una sprayata, lui eccita, ma fa un po' fatica a tirare dietro, però alla fine lui il suo lavoro lo fa, torna anche a zero. Devo vedere cos'è che non innesta. Quello che vediamo qua invece è il motorino dell'autofocus, e quando tutto funzionerà controlleremo che quello va. Daremo un'occhiata adesso a questi fusibili che ci sono, ma dovrebbero essere integri perché bene o male funziona tutto a livello elettrico. La ventola che gira, la cinghia è collegata, cioè funziona, vediamo poi. Come vedete adesso la puleggia gira. Quando si eccita il relè viene alzato a questo per il tempo necessario per farlo scattare. Vedete che adesso la puleggia è ferma. Se io lo aiuto, ecco il carrello che va, ma non riesce, vedete che si è rifermata, non riesce a riportarlo a posto. Quindi vedete, adesso io faccio partire il meccanismo manualmente, potrei anche farlo partire col comando suo, vediamo come va col comando suo. Lo clicco, il relè fa quello che deve fare ed ecco che si blocca la puleggia. Se io l'aiuto passa il limite, torna, ma fa fatica, adesso ce l'ha fatta a tornare a zero. Quindi le considerazioni sono semplici: 1. Va pulito dalla polvere e dal casino tutto sto pezzo qua, perché è veramente stato usato parecchio, però la macchina è fatta bene, quindi penso che non avrà problemi meccanici. Pulito, gli diamo una ringrassata, ma soprattutto va cambiata questa cinghia. Questa cinghia alla fine è lasca e non tirando abbastanza non trascina completamente il carrello nei momenti di maggior attrito. Quindi pulizia obbligatoria, poi faremo la pulizia dell'ottica visto che è un pochino sporca, e ordineremo la cinghia, la cambieremo, lo rimonteremo e lui dovrebbe andare per parecchio tempo ancora, ok? Le pulizie stanno andando avanti, adesso stacchiamo tutti i vetri e i condensatori. Questi sono dei condensatori, questi qua sono dei condensatori di luce, servono per uniformare la luce. Questo invece è un vetro anticalore. Poi abbiamo il primo condensatore, poi abbiamo il primo condensatore, che è questo qua. Lì c'è la lampadina con la sua parabola, tutto impolverato ancora lì. Lampadina che è una 24V 250W, molto potente. Adesso la tiro fuori, ma si rischia sempre di romperle. In questo caso è andata bene. La tiro via perché alla fine, ovviamente adesso vedete, io l'ho toccata,
Ma questa lampadina, prima di montarla, va assolutamente sgrassata, perché se la lasciamo con il grasso sul vetro, quel grasso friggerà un pochettino e rischia di far bruciare la lampadina. Allora, continuo la pulizia lì dentro, poi dopo molto probabilmente farò un'ingrassatura. Adesso non so se smontare anche la parte carrello, ma sinceramente lo vedo bello ledino, darò un po' di grasso dove devo darlo, lo vedo bello ledino, lo vedo, quindi lo lascerò così molto probabilmente, senza smontare tutta la meccanica. Vabbè, finisco di pulire, poi dopo vediamo, eh. Particolare interessante, la lampadina che va in questo alloggio qua è un po' disassato, nel senso che tira un po' in fuori, ma è interessante il fatto che tramite una vite si può regolare la sua inclinazione in questo senso per centrare proprio il fuoco sulla parabola e quindi avere una proiezione più uniforme possibile. Adesso valuto se è il caso di raddrizzarla, che è un po' storta. In altezza non mi sembra che abbia regolazione. Confermo che in altezza non ha regolazioni. Adesso l'ho raddrizzato, è bello parallelo alla parabola e gli rimane comunque questa regolazione qua tramite questa vite qui. E quindi faremo quella taratura. Molto probabilmente va fatta senza condensatori né niente, in modo da vedere direttamente il fuoco sulla proiezione. E poi si mettono i condensatori e tutto il resto. Ok, di cinghia ne avevo una che va bene. Questo è il risultato. Come vedete adesso il carrello lavora alla grande, non spunta più. Anche se faccio degli attriti con la mano, lui continua a tirare. Adesso faccio il dovuto ingrassaggio di tutte le parti di attrito con gli addebiti grassi. Perché adesso diciamo che tutto sporco di WD-40 lui si sente lubrificato, però il WD-40 non dura molto e quindi gli diamo l'ingrassaggio, oli dove va messi oli, grassi dove va messi grassi, grassi Teflon dove va messo Teflon e poi vediamo. Direi che siamo a buon punto. Ingrasso, pulisco io i vetri, lampadine e rimonto. Ingrassaggi fatti. Lubrificazione su tutte le bronzine con olio, quello da orologiaio che uso spesso, grazie al silicone con un po' di Teflon nei punti di attrito di innesto dei vari meccanismi. Adesso lo giro, sistemo ingrasso un attimino sotto, pulisco il fondale e lo chiudiamo il sotto, poi vediamo il sopra. Allora, abbiamo dei problemi con l'autofocus. Questo è l'autofocus che ha cercato il motore e non arriva il carrello. Adesso io lo metto a fuoco e il zit che sentite, non so se sente il motorino che tenta di mettere a fuoco. Lui funziona bene, le luci sono a posto, finalmente l'interruttore anche nella piena mezza potenza lavora bene. Lavora su questo resistore qua. Quando inserisci la mezza potenza carica quella resistenza, l'avanti e indietro funziona perfettamente, non funziona l'autofocus e questa potrebbe essere un'altra bella rogna. Per poter lavorare devo girarlo sotto sopra perché il circuito e l'ingranaggio e il motorino dell'autofocus sono di sotto. Allora, per poter lavorare tranquillamente, monterò il coperchio suo originale in modo da poterlo girare senza troppi problemi. E cosa c'è di meglio che mettersi dietro a pulirlo prima di montarlo con un po' di sgrassante super potente e spazzolina. Poi una bella sciacquata, una bella lavata e vediamo. Però il problema è grave adesso. Io purtroppo avrei potuto anche accorgermene prima di aver fatto tutto il lavoro. In realtà dei fatti questo proiettore non ha la messa a fuoco automatica che funziona. E non funziona per un semplice motivo, perché tento di farvi vedere. Qui c'è un ingranaggio, questo qua che adesso tiro fuori, eccolo qua, scusate, è l'ingranaggio che porta al movimento a quest'altri ingranaggi qua, che
che sono quelli che poi fanno la messa a fuoco automatica utilizzando due cellule. Quindi questo ingranaggio è rotto. Sono quei famosi fatti in quella sostanza di merda che diventa come cera ed è andato. Adesso io l'ho anche già chiuso, quindi dovrò riaprirlo tutto, ma la cosa più importante è riuscire a trovarlo. Angelo, è un casino. Allora, io adesso ho smontato tutto, ma non avrei dovuto farlo perché è un lavoro della Madonna e poi non c'ho il pezzo di ricambio. Questo è quello che rimane dell'ingranaggio, non ce l'ho neanche intero, non ce l'ho neanche, non neanche sono neanche riuscito a recuperare tutti i pezzi per vedere bene il diametro. Dal momento che non trovo niente come pezzo di ricambio, la mia idea era tentare di montare una puleggina su questo qua, in modo poter trasmettere il movimento del motore, magari con un'altra puleggina qua, tramite cinghia. Allora, questo era quello che intendevo fare. Non è molto centrata la puleggia di là, ma va bene. Ho fatto una scanellatura sulla ruota dentata. Adesso questo è alimentato a 30 volts. Sinceramente non spunta fino a che non arrivo a 25. Sarà da provare con le tensioni del proiettore, vedere che cosa combina. Se tanto mi dà tanto, in una qualche maniera l'abbiamo riparato. Eventualmente ci sarà ogni tanto da cambiare la cinghia, ma è un lavoro della Madonna, ma questo non lavora tanto, quindi magari dura un po' di anni. Vabbè. Che bello vederlo girare. Fuoco che balla, ripresa col cellulare. Meritava qualcosa di più, magari, eh? Guardate qua come lavora bene. È anche più silenzioso, adesso sta andando a 24 volts. Ogni tanto tenta a incespicare, però adesso lubrifichiamo anche un po' il tutto, poi vediamo. 28 volts. Vediamo poi cosa succede. Allora, eccoci qua con il sistema risolto. L'ho rimontato, solo le parti meccaniche. Quello che vedete è quello che ho fatto. Una puleggia al posto dell'ingranaggio, che è questo qua, che si è sbriciolato. Una puleggia fatta con una puleggina, una carucolina della sintonia della radio d'epoca in bakelite, distanziata da una ranella, incollata con ATTAC, e sull'ingranaggio del motore con il Dreamer, gli ho fatto una piccola fresatura per dargli un minimo di invito, lucidata e tolti gli spigoli per evitare che tagli la cinghiettina, e gli ho messo la cinghiettina. Allora, ritengo abbastanza geniale il sistema, era l'unico sistema dal momento che di pezzi di ricambio non ne ho trovati. E niente, adesso praticamente lo giro. Adesso metterò giù la lampadina, metterò giù i condensatori, il filtro anticalore. Ho cambiato già la cinghia, tutto ristabilito, tutto a posto, rifatti i collegamenti e poi lo chiuderemo e faremo le ultime prove. Ecco qua l'autofocus. Come funziona? Siamo in automatico, però ci mette di più a compensare l'esposizione, ma l'autofocus funziona perfettamente. Questa è l'ottica, torna indietro, ecco i movimenti che fa. L'autofocus si è messo ad andare perfettamente. Vedete? Sono molto soddisfatto. Eccolo qui, l'abbiamo finito, l'abbiamo montato. Questo è il suo telecomando, lui funziona perfettamente, è spettacolare vedere che l'autofocus viaggia. A primo acchito l'avevo considerato non recuperabile,
mentre invece mi sono inventato la puleggina. Bene, ottimo. Percheo Zeiss Icon riparato, perfettamente funzionante, sostituita cinghia, smontato carrello, pulito, lubrificato, sistemato tutto. Quando ho fatto tutto mi sono ritrovato l'ingranaggio della messa a fuoco rotto e ho dovuto inventarmi una puleggia con cinghietta, però tutto funziona bene. Venduto su eBay come funzionante, questo qua, mi raccomando, dai tedeschi arriva, quindi i tedeschi sono diventati più larghi.